ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. I lavori al cavalca ferrovia di Pesaro non si sono fermati. È stato concesso qualche giorno di ferie alla ditta, ma ora riprenderanno nella parte più delicata, quella che passa sopra i binari. E questo richiederà un accordo con Reti Ferroviarie Italiane e la necessità di lavorare anche di notte. Così l'assessore ai lavori pubblici di Pesaro, Riccardo Pozzi, risponde a chi nelle ultime settimane, vedendo il cantiere del Ponte dei Cappuccini senza nessuno al lavoro, ha avanzato l'ipotesi che l'intervento si fosse arenato. Qualcuno dice in questi giorni di agosto, vediamo un po' lavori fermi a cavalcaferrovia, possiamo dire come stanno le cose, dove siamo arrivati e cosa manca e magari se riprenderanno a breve? No, i lavori non si sono assolutamente mai fermati, tolto qualche giorno di pausa ferragostana, che anche le ditte hanno diritto ad avere qualche giorno di ferie. Tolto quello, siamo in questo momento, stiamo lavorando in sinergia con RFI perché rispetto alla parte centrale del cavalcaferrovie dovremo intervenire in accordo con loro, perché ovviamente per ragioni di sicurezza e anche per il discorso del traffico ferroviario che crea interferenze nel momento di lavorazione, andremo a lavorare in alcune ore notturne, proprio condiviso con loro quando ci diranno, insomma, nel senso, a seconda del passaggio dei treni, di quelli che sono gli interventi di manutenzione straordinaria che RFI fa sulla sua rete, noi andremo a lavorare su quella parte centrale proprio sopra i binari. Per il resto il lavoro sta procedendo bene, siamo in linea con il cronoprogramma.